Ciao ragazzi, dunque, appena finita la tappa che è arrivata a Montevergine, sono partiti da Praia Mare, la tappa numero 8. Io vi chiedo scusa, ma ieri purtroppo sono stato via tutto il giorno e non sono riuscito a fare il video sulla tappa di ieri, che è stata una bella volata. Ma oggi si arrivava in montagna, si arrivava appunto a Montevergine ed è stata, come potete vedere dalla planimetria che trovate sempre qui in alto sulla mia sinistra, è molto difficile come tappa oggi, nel senso che era una tappa che poteva far scoppiare qualcosa, non l'ha fatto perché alla fine non è cambiato niente in classifica generale, ma da segnalare la prima vittoria ecuadoregna della storia del Giro d'Italia. Vince Carapaz della Movistar con una bellissima azione a pochi secondi, a pochi chilometri dalla fine, ha esattamente un chilometro scarso. Da fare i complimenti a Carapaz perché era maglia bianca e aumenta il vantaggio sul secondo. Credo che alla fine questo ragazzo abbia già ipotecato, a mio parere, la maglia bianca del Giro d'Italia, perché insomma all'inizio dell'anno si diceva, prima della partenza del Giro, si diceva che la Movistar era partita troppo in sordina, con poca qualità, poca forza, e ragazzi, credo che Carapaz abbia fatto capire che lui la qualità ce l'ha e che insomma quelli che dicono sta cosa non hanno capito veramente chi era questo ragazzo. Io lo dico sempre, colombiani e ecuadoregni sulle montagne sono sempre pericolosi, proprio perché vengono da stati dove le montagne sono decisamente più toste, più alte delle nostre. Quindi questi arrivano qua, non dico che trovano le montagne del Giro e trovano facile, però sicuramente non sono alte come le loro. Quindi questa gente che è cresciuta veramente in montagne molto più alte. Detto ciò, bella vittoria, bella affermazione. A livello di classifica generale non cambia niente, se non che Froome cade ancora, e qua bisogna vedere come sta adesso il corridore, perché bisogna vedere se ci saranno delle conseguenze. Il fatto sta che è la seconda caduta in questo giro. Sicuramente chi non voleva Froome al giro, sicuramente sembra che l'abbiano tirata bene, in quanto Froome non riesce più a stare veramente a finire una tappa senza problemi, e questa caduta potrebbe avere conseguenze. Ragazzi, a me non resta che salutarvi facendo i complimenti a Carapaz, ricordandovi che non è successo niente. Domani la tappa farà visita, partirà a Pesco Sannita e arriverà sul Gran Sasso, quindi tappa assolutamente interessante. Il Gran Sasso potrebbe essere la pietra tombale per qualche corridore. Quindi chiudo dicendo che vi aspetto domani con la tappa ancora più difficile, e vi posso dire che oggi ho visto bene Thibaut Pinot, non me lo aspettavo. Invece lo vedo più in forma dei vari Froome, Aru eccetera, sto vedendo bene Thibaut Pinot. Thibaut Pinot è uno che potrebbe far bene, considerando anche che Tom Dumoulin non ha ancora perso secondi. Se Dumoulin tiene, ragazzi, non ce n'è, perché Dumoulin è una spada, soprattutto a cronometro. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!